Ciao a tutti, io sono Valdorf e oggi siamo su BioCode, un gioco del Short Game Contest creato da Alessandro Tironi, base militare nei pressi della Ikeda Tower, Tokyo, 12 maggio 2051. Allora, signor Crow, mi dica, ha intenzione di morire abbrustolito su quella sedia elettrica? Tanto ho le suole di gomma. Ethan, anche qui c'è Ethan. Cioè, non bastava in Karma Flow il tipo che controllava il Karma Patrol. Anche qui c'è un Ethan, magari lui è il malvagio qui. No, è il buono questa volta, ok. Prima era malvagio, adesso è buono, ok. In realtà no, avrei un appuntamento con la mia ragazza tra 2 ore. Non possiamo velocizzare la cosa. Quindi mi spiace, ma temo che la sua ragazza rimarrà delusa. Ah, ho capito, il fatto che io abbia una ragazza ti rende invidioso. Non essere così risentito, ci sono altri modi per conquistare una donna. All'infuori dell'occhiolino. Dottor Kono, proceda. Cioè, il senso dell'umorismo di un bradipo intorpidito, cosa questa cosa? Ricominciamo da capo per la sesta volta, signor Crow. Mi racconti la sua storia e faccia in modo che sia convincente. Cosa facevo lì? In effetti è una bella domanda. Forse in quel momento sentivo davvero che quel posto mi appartenesse, che io in qualche modo lo meritassi. O forse avevo semplicemente sete. Hai fatto bene a mollare quei poveracci per unirti a noi, Yuriko. Senti, Yuriko, non hai qualche amica da presentare a me e a Shigeru? Shigeru! No, non è quel Shigeru, forse. Cosa risalta di un prato pieno di erbacce? Era una frase filosofica? Ehi, è un tipo viola! Questo sì che risalta. Una media, grazie. No, mi spiace, io vado a scuola superiore, non posso darle niente. Esatto, un fiore. E come ogni fiore, non poteva passare inosservato. Ciao bella, cosa ci fai da sola in un come questo? Magari manca la parola a posto, vabbè. Aspetti qualcuno? Ehi, sto parlando con te. Lo sai chi stai ignorando, Troia? Io abito a Sparta, mi spiace, non posso farci niente. Andiamo, amico, non vedi che la ragazza ha altro per la testa? Biondino, faresti meglio a finire quel drink a pensare agli affari tuoi. La stessa cosa potrei dire per te, caro. Non rovinare la serata, vattene. Hai idea di contro chi tu ti sia messo? Sì, proprio per questo non ho paura. Chi spara chi? Ditemelo. Ah, ok, perfetto, così va bene. E ho inizio con i fiocchi. Mentre sganchivo le nocche mi accorsi che la ragazza era scomparsa. Ma la notizia peggiore era che il barista aveva talmente apprezzato la festa che avevo improvvisato. Polizia, uscite con le mani alzate! Riuscivo a pensare solo a 2 cose. Primo, costituirmi non era un'opzione. Secondo, avevo finito di colpi. Per fortuna l'uscita sul retro sembrava accessibile. Perché non posso uscire? Voglio costituirmi. Ho lasciato la valigetta nella moto, non posso andarmene senza. Sta leggermente laggando. È normale? Come faccio ad andare a prendere la valigetta nella moto se c'è la polizia che mi guarda? E mi lagga tutto proprio. Dentro non c'è, deve essere uscita sul retro. Merda, meglio fidarsela. Non posso, sta laggando troppo! Le zone in cui è possibile nascondersi sono evidenziate in verde, da lì è possibile sporgersi, va bene. Non mi ha visto. Puoi sfruttare i nascondigli per non farti scoprire, mentre un nemico ti passa vicino. Attenzione però, nasconderti non sempre ti renderà invisibile. Peccato. No, mi sta laggando un poco troppo, devo scaricare un aggiornamento e vedere se lo risolve. Ciao a tutti, io sono Valdorf e oggi siamo tornati su BioCode. Ho scaricato l'aggiornamento che dice che praticamente riduce il lag nella zona iniziale, perché appunto purtroppo nella prima zona c'è una marea di lag a causa di innumerevoli eventi, picture e tutto il resto. Sicuramente mi lagga di meno. Un po' lagga lo stesso però. Però è il secondo gioco che lo vedo laggare nella sua versione originale. Per esempio Karma Flow contro il primo boss non si poteva giocare perché. Nascosto, perfetto, ok. Non si poteva giocare perché praticamente durante la battaglia, quando eri in fase di sicurezza, praticamente c'era un frame ogni 10 secondi. In quel caso non si poteva giocare.
Da qualche ricordo devo prendere quello che c'è sulla macchina. Non posso avvicinarmi frontalmente. In effetti sì, sono un genio. Facciamo il giro. Comunque non preoccupatevi, questo lag sembra che duri tanto in questa zona iniziale. Ehi, fermo! No, mi hanno preso! Scappa, scappa. No, no! A volte lottare è inutile. A volte devi solo accettare quello che la vita ha preparato per te. Ok ragazzi, mi arrendo. No vita, non puoi renderti così. No, abbiamo perso. E io non avevo la minima idea di cosa mi stesse aspettando. Beh, qualche anno di prigione non glielo avevo nessuno. Beh, il mio computer è messo in carica e quando sarà 100% di batteria potrò finalmente continuare a giocare. Però che si sta caricando potrei intanto parlare così a caso, dicendo prova a caso, per esempio questa è una merendina che ho trovato sul tavolo, era tipo qui da un mese, sarà scaduta, dovrei buttarla via. Ma non lo so. Ah, è la sigla del gioco, scusa, l'ho confusa. Ed ecco voi, Biocode. E così mi hanno portato qui da qualche parte. Alzati, ti porto a fare un giro. Solo se mi spieghi cosa diavolo sta succedendo. Ti hanno beccato a spacciare petrolio e ti hanno arrestato. Facile! Mi arrestano per traffico di petrolio e fin qui non posso obiettare. Mi portano in prigione, ma ci resto sì no 2 ore. Appena dico al carceriere che non ho famiglia qui a Tokyo, arrivate voi e mi portate in questo posto. Che evidentemente non è una prigione. Voglio dire, neanche a casa mia ho un letto così comodo. Americano, non hai capito. Non sei nella posizione di poter dettare condizioni. Beh, suppongo di non avere molta scelta. Mi chiamo Ethan, comunque. No, cioè, ha sbagliato passabilità il cuscino. Non è un errore che influisce sul gioco, però fa il suo effetto. Sì, grazie, lo faccia sedere lì, per favore. Sì, perfetto, non credo che lo farò. Oh, non darmi i pugni. Vediamo di spiegarci, la dottoressa sarà qui tra pochi minuti. Perché il soggetto non è ancora seduto? Oh, per te sono un complemento oggetto, grazie. Diamoci del voi. Dottoressa Ikea! Ikea. Vabbè, Ikea, stessa roba. Praticamente la dottoressa fai da te, ti danno istruzioni, ti monti la dottoressa, è molto pratico. Cioè, non adesso, perché questo gioco è ambientato nel futuro, quindi ero impaziente di cominciare il trattamento. Non si può dire lo stesso della mia assistente, però. Inizieremo quando sarà arrivata. Nel frattempo, lei se ne vada pure. Con tutto il rispetto, si tratta di un soggetto pericoloso e... In che lingua devo dirti di andartene perché tu te lo faccia? Simpatica. Bene. Come mai ho la sensazione di parlare con qualcuno che conta qualcosa qui dentro? Forse perché si siede in maniera figa sulla poltrona. Perché così, Ethan. Sono Otsu Ikea e possiedo e gestisco l'intera struttura. L'intera Ikea, cavolo, deve essere ricca. Ethan Crew, ma pare che... Crow. Come si pronuncia? Crow, Crew, Crew, Ehi, Crei, Crew, 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 Crew. La si pronuncia Ehi. Quindi Crew, Crew, Ethan Crew. Credo. Chi se ne frega? Le cavie sono dei sudici roditori che non hanno niente a che fare con noi. No, tu non sei una cavia. E cosa sarei allora? Il precursore di una nuova razza di esseri umani. Le cavie, ah no. Conosci la bioinformatica Ciupo in Zero, Ethan? Ce la conosco, non si parla d'altro ultimamente. Inviate sensori, stimolatori e altra roba elettronica nel corpo delle persone. E le trasformate in mostri. Corretto, tranne che per la tua ultima considerazione. La bioinformatica 2.0 ha lo scopo di migliorare la vita. Il biocode, il linguaggio da me ideato, permette appunto di riprogrammare le funzioni del corpo umano. Ad esempio, si può stimolare la sintesi di proteine, in modo da sviluppare i muscoli senza attività fisica. Cioè, praticamente la professoressa Ikea usa gli umani come se fossero mobili. Cioè, ci sono istruzioni fisse, ma lei li smonta e fa altre istruzioni. Figo. Cioè, li monta in modo diverso in modo che abbiano altre funzioni. Sarebbe figo. Cioè, io sto scherzando, ma tecnicamente sarebbe giusto. Sì.
Ma questi sono solo esempi. Riesci a vedere le potenzialità di un controllo completo sul tuo corpo? Davanti a noi c'è un futuro fatto di malattie debellate, paralisi cerebrali curate e di guerre tra soldati modificati. Ma è sempre pessimista questo Ethan? O sarà anche realista, vabbè. È una storia bellissima, peccato che questa bioinformatica 2.0 uccida più persone di quante ne aiuti. Negli ultimi tempi la sicurezza degli esperimenti è decisamente migliorata. Ti assicuro che non ti cadrà nulla. Come puoi essere così scettico? Scusate il ritardo. Quella non è la tipa che è entrata nel bar prima? Quella tipa, sì. Scusi dottoressa, non ho sentito la sveglia. Ehi, fai finta di non conoscermi. Mi sono fatto arrestare per te. Mi sta scambiando per qualcun altro, dottoressa. Possiamo cominciare. Ora. Eh no, era un pubriaco, ma è stato ieri, mi ricordo benissimo di te. Ieri, eh? Tu che sei riuscita a uscire di qui? Ah, Tomoka, un peccato. Stavo iniziando a fidarmi di te. No, dottoressa, il soggetto si sbaglia. So benissimo che non mi hai permesso di uscire la sera. Beh, certo che lo sai. Per questo sei uscita di nascosto. Ma sentite, non mi interessano questi gossip tra tutte le persone. D'accordo. Ikeda, dimmi dove si trova il progetto 12 o ucciderò quest'uomo e tutti i tuoi assistenti. Ah, Tomoko. Mi spiace davvero molto. Ma cosa vuoi che mi importi di un manipolo di scienziati? Dottoressa! Vuoi essere un'eroina, eh? Allora spacciati in Canada. No, non è una battuta, non l'avete capita. No, ok. Allora spara a me. Uccidimi. Uccidimi ora. Sono la cattiva, no? Se spari la cattiva, tutto finisce. Dai, sparagli, ti prego, sparagli. Sparagli, 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 sparagli. Dai, non hai sparato. Dai, in fondo basta sparare una persona e macchiarsi la vita di un crimine gravissimo, ma... Dettagli. Come pensavo. Oh, non andartene così. Cos'è? Non trovavi il grilletto? La ragazza nel laboratorio 6, non fatela scappare! Merda. Beh, signori scienziati, è stato un grande piacere non prendere parte a tutto questo. Eccolo, sto cercando di entrare nella sala 16. Andiamo, apriti, apriti. Sì. Perfetto, un altro laboratorio. Non si apre. È impostato la chiusura all'interno. Chiamato un tecnico. In mezzo alla stanza vidi la soluzione a tutti i miei problemi e la mia peggiore condanna. Avete mai indossato una tuta di chiodi? Ah! Ma che diavolo succede? Ehi ragazzi, perché non ne parliamo? Sei morto, vermiciattolo. Non vi sembra scorretto prendervela con uno disar... Oh, beh, questa è una sorpresa gradita. Scusate se mi ho fatto aspettare, signori, ma ora possiamo iniziare a giocare! Battaglia! Oh, ok, praticamente devo... Abilità, facciamo uno stun, stunniamo questo tipo che era ancora attaccato. No, mi ha attaccato! Stunna! Non l'ho stunnato, vabbè. Abilità, Hyper Slash, su questo. Bam! Abilità, facciamo uno stun contro questo. Ha! Stunnato. Vero? Abilità, Hyper Slash! Ah, mi stanno uccidendo! Dai, Hyper Slash, fai, muori! Oh, che bello è morto. Hyper Slash, sì, sto spammando la Hyper Slash perché è figo. Hyper Slash! Vittoria! Sono morti, yeah! Ah, sei tu. Ciao Tomoko, allegra come sempre. Cosa diavolo ti sei messo? Beh, a quanto pare Ikea ogni tanto progetta roba utile. Oddio, ci puoi scommettere che ti ha aiutato. Quella è la Hyper Suite. Il progetto Hyper Suite è uno dei progetti di punta della dottoressa Ikea. È un esoscheletro dotato di lama laser con funzioni scritte in biocode, espandibile con librerie. Solo la dottoressa sa com'è possibile rimuoverla. Non diciamo stronzate, se l'ho indossata allora posso per forza toglierla. Non ci provare. A meno che tu non voglia causarti un'emorragia interna. Beh, facile, basta usare l'abilità di cura di Scarlet e ti curi dell'emorragia. No, forse sono confuso i giochi, ok.
Cosa diavolo dovrei fare ora? Non c'è molto da fare. Ora scenderemo la torre senza farci vedere. Fino all'uscita. Oh no, cara mia Tomoko, giusto? Te lo dico io cosa faremo. Noi saliamo fino al maledetto ufficio della IKEA e io mi farò togliere questa roba. Dopo, e solo dopo, tu la ucciderai. Perché è per questo che sei qui, vero? Beh, suppongo che sia inutile nascondersi ora. Ho ottenuto cena energetica, proiettili, tranquillanti, flashbang, antidolorifico e adrenalina. Bene, grazie. Questo è per salvare, immagino. Oh, posso anche salvare. Cioè, oltre a salvare posso anche acquistare oggetti, forte. Indovina, indovinello, dove sono nascosto? Lo scoprirete nel prossimo episodio!